scuola e il cammino catechistico nella nostra comunità. È una bella sfida, ma non siamo soli, perché il Signore è con noi sempre. Lasciamoci guidare dallo Spirito per renderci strumenti docili e creativi nel condividere la gioia del Vangelo nella comunione, nella relazione fraterna e nella verità. Durante la celebrazione liturgica sarà dato il mandato ai catechisti e a tutti gli operatori pastorali. E ancora oggi celebriamo la 95esima giornata missionaria mondiale del tema Non possiamo leggere quello che abbiamo visto e ascoltato. E preghiamo anche per tutti i ragazzi che ieri hanno ricevuto la confermazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Fratelli e sorelle, come il cieco del Vangelo che viene guarito da Gesù, gridiamo al Signore di aver pietà di noi. Riconosciamo il nostro peccato e invochiamo il suo perdono e la sua misericordia, mentre ci impegniamo in una vera conversione. Signore, che sei venuto a salvare chi era perduto, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che sei luce ai nostri occhi e guida il nostro cammino, Christe eleison. Christe eleison. Signore, che ci hai rivelato l'amore del Padre, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dio, mi dà un cuore di scelte, e guarda.
erano partiti nel pianto. Io li riporterò tra le consolazioni, li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua, per una strada dritta in cui non inciamperanno. Perché io sono un padre per Israele, e Efraim è il mio primogenito. Parola di Dio. Lodiamo il Signore per le meraviglie che ha compiuto per noi. Thank you.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse: Chiamatelo. Chiamarono il cieco, dicendogli: Coraggio, alzati, ti chiamo. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: Che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose: Rabboni, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: Va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. La guida dall'Adottato che ieri i ragazzi del gruppo di Azione Cattolica hanno ricevuto la confermazione. E questo ricordo e questa preghiera che ci è stata chiesta come assemblea non è soltanto un fatto di partecipazione, ma è veramente un momento bello di famiglia, di comunità, perché ieri tutta la comunità insieme ai ragazzi ha ricevuto il dono dello Spirito Santo. Allora noi oggi vogliamo vivere l'incontro con Gesù Cristo, con la sua parola, con l'Eucaristia e l'invio della nostra missione. Vogliamo viverlo perché ricchi di questo grande dono dello Spirito Santo. Lo Spirito viene descritto, no? Come luce, come acqua. Lo Spirito viene descritto come fiamma, fiamma che arde. Ecco, questa realtà ci fa capire che cosa lo Spirito ci chiede. L'acqua ci ricorda quel battesimo nel quale siamo stati immersi. L'acqua ci ricorda che noi siamo stati liberati dal male, siamo stati preservati dal male. E siamo stati inseriti in Cristo Gesù, profeta, sacerdote e re. Questa realtà non è soltanto una presa di coscienza, no? Gli cresimanti devono fare, una volta cresimanti devono capire che da quel momento comincia l'esperienza cristiana. Per noi adulti, che da tanti anni vediamo questa realtà, è una continua sfida. Perché è una continua sfida? Perché ogni giorno ci viene chiesto, proprio forti dello Spirito Santo, di essere profeti. La prima lettura di che cosa parla? Parla di un popolo che è scoraggiato perché è stato deportato, di un popolo che è stato strappato alle sue radici ed è stato portato in una terra straniera dove viene sfruttato. Questo ci fa venire in mente quanti
te chi giocava in mezzo alla strada si rafforzava, anche come comunità, no? Si rafforzava perché? Perché stava a contatto con le cose non tanto pulite. A volte la troppa pulizia poi dà anche delle difficoltà, ma non avere neanche il necessario. Voi pensate quanti bambini che non hanno, quanti adulti, quante persone che non hanno il necessario. Questo popolo deportato viene confortato dal profeta Geremia. E il profeta Geremia lo conforta perché dice: guardate che ci sarà un momento in cui non ci sarà più questa onda della schiavitù, ma sarete liberati, tornerete nella vostra terra. E allora, in prospettiva di questo, cercate di essere forti, di non perdere la vostra fede in quel Dio che vi salva. La seconda lettura ci parlava del sacerdozio, un sacerdozio vissuto non soltanto come segno, no? Come segno di quel tramite, quel ponte. Noi diciamo il Papa è un pontefice, no? Il sacerdote è un pontefice, noi siamo tutti pontefici, cioè noi siamo chiamati a portare a Dio. Ma come? Attraverso la persuasione? No, assolutamente. Attraverso il nostro essere per gli altri e il nostro parlare, testimoniare quella parola che dovrebbe essere per noi una parola che si fa carne nella nostra vita. Allora il sacerdozio è importante perché dice la nostra capacità di rapportarci con Dio e della nostra capacità di far rapportare con Dio attraverso la nostra fede. Il Vangelo ci parla di questa legalità. Sì, Gesù manifesta in quella guarigione la sua legalità. Ma la manifesta attraverso che cosa? E torniamo all'esperienza dello Spirito, no? Lo Spirito è luce che illumina. Che strano, no? Noi ogni giorno facciamo finta di non vedere. Su tante cose facciamo finta di non vedere. Anzi, tante volte non vogliamo vedere la realtà. Quel cieco chiede a Gesù di riavere la vista. Ma guardate quanto è bella questa pericope del Vangelo, no? Gesù non si avvicina a lui personalmente, ma dice agli altri: chiamatelo. Voi che state dicendo, diceva il mandato, no? E dovreste veramente ascoltare questa voce, questa forza che viene dal Signore, che dice a voi: chiamatelo. Che dice a voi: avvicinatevi. Che dice a voi: ascoltatevi. Chiamatelo. E coloro che seguono Gesù, perché questo è importante, coloro che seguono Gesù chiamano. Chiamano il cielo, dicono: alzati. Quella espressione è bellissima, no? Risorgi, alzati, esci fuori dal sepolcro. Non essere più morto, vivo, alzati. Perché lui, il maestro, ti chiama. E guardate, questo maestro non va per scontato. Gesù sapeva già qual era la richiesta del cieco.
cambiare questa realtà. Ma cercate invece qual è il tesoro che è in ciascuno di voi, qual è il bene che avete dentro, qual è la cosa, l'aspetto che per voi è più importante da mettere in risalto, da migliorare. Bene, io vi dico 24 confessioni, la mia ne confessa di 22, perché ha tutto questo confessato in un altro sacerdote, 22 testimonianze bellissime di ragazzi alla ricerca, di ragazzi che erano capaci di introspezione, di capaci, di ragazzi di carattere. Qualcuno diceva no, sono indeciso, certamente un'adolescenza è indeciso, l'adolescente un giorno è su, un giorno è giù, un giorno è depresso, un giorno è iper gioioso, no? È normale. Tant'è vero che io ho chiesto a loro, mi raccomando, non perdete questo momento dell'adolescenza, che è un momento importantissimo, non lo vedete come un fatto negativo, perché se voi sarete dei bravi giovani, voi avete visto problemi nell'adolescenza. Dice, ma l'adolescenza provoca tanti problemi. Non fa niente, è un momento di crescita. Ecco, come quel popolo deportato, no? Coraggio, ci sarà un momento in cui uscirete fuori da questa schiavitù. E l'adolescenza è un momento veramente prezioso. E io so il lavoro di tutte le famiglie cristiane. Avere un adolescente in casa non è facile, eh? Però quanta cura i genitori pongono, molti genitori pongono su questa realtà, perché gli adolescenti non sono persone da castigare, da punire, da mettere, ma sono persone da accogliere, da ascoltare, da guidare, da sostenere. E quei ragazzi io penso che faranno una bellissima esperienza nella loro vita, non soltanto cristiana, religiosa, ma anche di testimonianza domani. Perché? Perché sono persone capaci di dire che cosa vogliono, che cosa vuoi che io faccia per te, che io li abbia alla vista. È importante, no? Di avere la vista. La vista non soltanto ti fa vedere le cose, ma ti fa anche percepire quello che non vedi. La vista ti fa gustare ciò che è necessario. Il tema della giornata missionaria, no? Noi dobbiamo testimoniare ciò che abbiamo visto e che abbiamo toccato con mano. Quanto è importante questa realtà. E se camminare insieme in questo cammino sinodale che si sta aprendo nella Chiesa significa imparare a scegliere insieme, imparare a discernere insieme, imparare a camminare insieme, imparare a stare insieme, non è per omologarsi, assolutamente, ma è per far diventare il dono di ciascuno un dono prezioso per tutti. E Gesù dice, la tua fede ti ha salvato, va. Vedete, anche in questo Gesù invia coloro che sono ormai guariti ad essere loro testimoni. E questo lo seguiva lungo la strada, eh? Quella strada ha portato Gesù poi alla testimonianza finale verso Gerusalemme, verso la sua passione, morte e risurrezione. E così ci viene chiesto, no? Di non pensare che all'orizzonte c'è il premio Nobel perché ti sei comportato bene, perché sei stato un bravo catechista, un bravo educatore, o sei stato un bravo parroco, o sei stato un bravo responsabile di gruppo. Assolutamente. La prospettiva è quella strada, è seguire Gesù anche nella sua passione, nella sua morte e risurrezione. Io vorrei ringraziare quelli che oggi riceveranno il mandato e ricordarvi che la fede non è per la parrocchia, non è per il parroco, non è per il consiglio pastorale, ma la fede è per Gesù. E qualsiasi incarico, qualsiasi ministero, qualsiasi missione si riceve, la si riceve per portare Lui a tutto il mondo. Allora, profeti, sacerdoti e re, ecco, vi
ciò che faremo non è qualcosa da fare, ciò che faremo è qualcosa da vivere per essere testimoni. Beati noi se molti crederanno e seguiranno Gesù per amore del suo nome. Sia lodato Gesù Cristo. Volete collaborare?
l'inizio dell'anno pastorale. Ridesta la nostra vita di fede e donaci uno slancio missionario. Preghiamo. Donaci la tua luce, Signore. Per tutti gli operatori pastorali, possano custodire nel cuore la luce di Cristo, accogliere il battesimo e fare della propria esistenza un camminare con Lui. Preghiamo. Donaci la tua luce, Signore. Per tutti noi ragazzi che abbiamo iniziato il nuovo anno catechistico, perché è sull'esempio di Gesù, che ha amato teneramente i suoi genitori, sappiamo anche noi
questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo
essa ciò che ora celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. Amen. Mercoledì prossimo alle 20 presso la chiesa di San Giovanni Paolo II, a Mesagna, ci sarà la veglia vicariale della giornata missionaria mondiale, per cui siamo chiamati tutti a partecipare. Per questo motivo abbiamo trasferito solo per questa settimana l'ascolto della parola venerdì sera alle 13:00. Il Signore